Accanto a me ci aiuterà ovviamente nel commento tecnico dall'alto della sua grande esperienza di grande campione, Claudio Sala. Ciao poeta. Ciao a tutti e buonasera a tutti i radioascoltatori. Poeta del gol, adesso poeta del microfono, perché sempre puntuale nei suoi interventi. Tra l'altro tu questo campo lo conosci davvero questo bene campo... Hai giocato dall'altra sponda di Genova, bene, Marazzi, hai chiuso la carriera nell'altra sponda dall'80 all'82, una promozione al primo anno dalla Serie B alla Serie A Gigi con Simone, Gigi Simone in panchina allenatore, e poi quando sono ritornato in Serie A ho deciso di smettere perché ormai avevo 35 anni, mi pesava andare a fare allenamento, allora ho capito che era il momento giusto di appendere le scarpe. E allora dopo aver vinto lo scudetto con il Torino, l'ultimo nel 1986, bandiera del Torino, ha chiuso con il Genoa, ma in precedenza Monza e Napoli quando eri un ragazzino. Sempre parlato, quando ero ragazzino, quando avevo 18 anni, anche 17 col Monza ho esordito. Quinta contro sesta, la Lazio è quinta con 29 punti, la Sampdoria è sesta a 26, entrambe devono recuperare una partita, la Sampdoria quella di inizio campionato con un calendario così fitto. Massimiliano Graziani ci stava raccontando di questa giornata spalmata dal venerdì al lunedì, anzi facciamoci l'abitudine perché mi sa che il prossimo anno sarà la regola, perché si parla di 10 orari diversi per 10 partite, un po' come avviene in Spagna. Quindi Claudio Sala, noi ricordavamo i tuoi splendidi tempi lì alle, non è, che tra l'altro non era sempre alle 15, no, perché d'inverno si giocava alle 14:30, poi d'estate si arrivava alle 16, poi d'estate si arrivava più tardi, però nel, tutti insieme soprattutto nell'inverno si giocava alle 14:30. Per trovare un varco utile per recuperare quella Sampdoria-Roma a cui facevi cenno prima, siamo dovuti arrivare a gennaio in effetti. Eh sì, perché bisogna vedere che cosa succedeva con la Coppa Italia. La Sampdoria ha passato il turno, quindi sarà impegnata a dicembre. Stesso discorso vale per Lazio-Udinese, l'altra partita da recuperare. Si arriverà a gennaio, però la grande novità di quest'anno della Serie A, già in B succede da un po', si gioca durante le feste, e quindi quello che in Inghilterra è la regola, il Boxing Day, qui ci saranno partite Natale, Santo Stefano, prima di Capodanno, poi però ci sarà una sosta a gennaio. Tu come la vedi? Sì, anche perché Sampdoria-Roma è una partita che io avrei dovuto commentare, sì, quindi è stata sospesa, ma è già passato molto. Hai ancora il biglietto in tasca. È già passato molto, ma molto tempo da quella data, e quindi ancora si deve recuperare, quindi vuol dire che in effetti questo campionato a 20 squadre, pieno di coppe, sì, di cose, sicuramente secondo me va rivisto. Perché la settimana scorsa abbiamo visto Coppa Italia, martedì, mercoledì, giovedì, la Serie A è arrivata lunedì con il posticipo Atalanta-Benevento, poi venerdì, il super venerdì con Napoli-Juve e con Roma-Spal, e poi lunedì finiremo questa quindicesima giornata con due partite di bassa classifica, ma per questo motivo interessantissime, come Crotone-Udinese e Verona-Genoa, e poi ci tufferemo Champions League, martedì Roma-Juventus, mercoledì il Napoli a Rotterdam con il Feyenoord, giovedì l'Europa League, che però vede tutte le nostre squadre già qualificate, sì. Se sarà Atalanta contro il Lione, per vedere chi vince il girone, ecco, quella sarà tutta da seguire. Insomma, abbiamo l'imbarazzo della scelta, sì, Giuseppe. No, ai tempi di Claudio Sala, per vedere una partita in diretta nazionale a parte, bisognava arrivare a primavera e sperare che ci fosse una squadra italiana dai quarti di finale in poi di qualche coppa. Era un evento, allora. Devo dire che in effetti una volta il campionato era 16 squadre, sì. Io ho giocato senza stranieri, quindi tutti italiani, e le squadre erano 16. L'anno in cui abbiamo perso il campionato con la Juve aveva fatto 51 punti su 60, Toro aveva fatto 50 punti su 60 con due punti a vittoria, ma le squadre erano 16. Campionato splendido, tra l'altro quando andavate a giocare in Coppa le notizie arrivavano molto frammentarie, fino a sera non si sapeva, sì c'era la radio ma neanche tutti, certo, i campi, e poi si aspettava mercoledì Sport con il grande Giampiero Galeazzi che ci dava i risultati dai campi più improbabili. Non solo, ma poi la dalle Coppa 22 Campione, in poi, se non ricordo male, dopo io dovevo restare in piedi, andavo a scuola e dovevo cercare di restare in piedi per guardarle. Claudio. La Coppa Campione veniva fatta solo dalla prima classificata, certo, già sì. La seconda era proprio fuori la Coppa da dei Campioni. Tutto. Quella era la Coppa era dei Campioni. Ed era bellissima anche la Coppa UEFA, perché mettevi la seconda, la terza, quindi era un grande campionato. E mi piaceva molto anche la Coppa delle Coppe, che poi è sparita, ora, che vedeva le squadre che vincevano le coppe sempre nazionali. Ora c'è business, quindi chiaramente è tutto cambiato. Io ricordo una partita vostra a Mönchengladbach col Borussia con Graziani in porta, no, giusto? Abbiamo finito in 8 contro 11 contro Borussia Mönchengladbach con Graziani, con Ciccio Graziani in porta. Che è veramente eroico. Epica quella partita. Starei ore io a parlare di quel calcio degli anni 70, però adesso torniamo a raccontare questa partita davvero epica.
come ricordava il Torino. Poi vi ricordo un'altra vostra trasferta a Bastia in Corsica, è vero? Bastia di Marius Tresor. Ragazzi, ma potremmo parlare ore e ore perché era il calcio dei numeri dall'1 all'11. Bravissimo, che belli. Graziani conduce il sabato una trasmissione bellissima, Extra Time, che un po' anche rinvanga quello che è il calcio di una volta. No, dall'1 all'11 poi sapevi declinare la formazione. Adesso come fai? Il portiere gioca col 90, il centravanti gioca col 56, è dura poi dire com'è in ordine quella squadra che ha vinto lo scudetto. Prima di chiudere questa ampia parentesi, visto che si ricordava la formazione, Toro Scudetto 76, Castellini, Santin, Salvadori, Patrizio Sala, Bozzini, Caporale, Claudio Sala, Pecci, Graziani, Zaccarella Pulici. A Bisantis è da rischia tutto. Allenatore Radice. Allenatore con Cazzaniga secondo portiere. Basta, andiamo in cronaca. Vai, a voi. Grazie, Graziani. È ripentato il secondo tempo 0-0 tra Sampdoria e Lazio.